benedetto il nome del Signore. Vogliamo leggere in San Luca. San Luca capitolo 8, verso 16. E dice così: intestazione, parabola della lampada. Ognuno accesa una lampada e la copre con un vaso, o la mette sotto il letto, anzi la mette sopra il candeliere, a ciò che coloro che entrano veggano la luce, poiché non v'è nulla di nascosto, non v'è nulla di nascosto che non abbia a farsi manifesto, non c'è una cosa che non viene messa alla luce, questo, né di segreto che non abbia a sapersi, una cosa segreta che si nasconde, che non viene il tempo di essere scoperta. Questo è di avvenire in Paese. Guardate dunque come voi udite, state attenti, perciò che a chiunque ha sarà dato. Guardate quello che udite. Allora, perciò che a chiunque ha sarà dato, ma chi non ne ha, entra in Dio quello che egli pensa di avere, gli sarà tolto. Chiunque ha e non segue, quello che ha gli sarà tolto. Benedetto il nome del Signore. Qui dice che nessuna persona accesa una lampada la copre con un vaso, la nasconde. Allora, o la mette sotto il letto, o la lampada la mette sotto il letto. Allora, anzi, la mette sopra il candeliere, a ciò che coloro che entrano vengono la luce. Tutte le cose che si fanno, anche se si fanno per essere messe così all'aperto, alla luce, a ciò che tutti lo vedono. Come dice in un vaso il Signore, voi siete la luce del mondo. Alleluia. Il sale della terra, il sole deve essere luce, alleluia, deve dare luce agli altri, alleluia. Quello che accende questa luce è Gesù Cristo. Noi siamo una lampada messa sopra il candeliere e dobbiamo dare luce alle persone che sono intorno a noi. Se non diamo luce, ma diamo tenebre, significa nascosti sotto il letto o sotto un vaso, o sotto un moggio, un'altra parte scritto, glorificate il nome del Signore, luce non se ne dà, fratello, sorella in Cristo, sorellina, chiunque sia, benedetto il nome del Signore, fratellino, alleluia, tu devi dare luce alle persone, di quello che fai nella vita deve essere una luce alle persone, ciò che quella luce possa risplendere nelle tenebre e fare sfondare la luce di Dio, la luce che Dio manda alla tua persona, per tu, alleluia, tramandarla agli altri. E le cose incominciano ad essere di padre a figlio, e che tutti possono vedere questa luce e illuminare le persone. Questo, noi siamo la luce del mondo, il sale della terra. Così disse Gesù, voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Ma se il sale diviene insipido, a che si condirà? Non serve a nulla, solamente per essere gettato, calpestato dagli uomini. Benedetto il nome del Signore, fratello, sorella, vogliamo essere luce, la vera luce che viene da Dio per mezzo delle nostre buone opere, per mezzo del buon vestito che abbiamo, per mezzo di quello che esce dal cuore. Glorificate il nome del Signore. E noi lo produciamo per mezzo anche della bocca, lo pronunziamo, al nome del Signore dobbiamo dare luce, luce, in noi deve essere in noi, dice che in Gesù usciva dalla bocca una spada acuta e due tagli, gloria al nome del Signore,
che possiamo dire il Nuovo e il Vecchio Testamento, questa spada, questa parola, questo annunzio, gloria al nome del Signore, che noi diamo agli altri, che annunziamo che Cristo è morto in croce e ha salvato i peccatori, e beati le persone che l'accettano come unico, personale salvatore. Questo, benedetto il nome del Signore. Allora, questo è il fatto della luce. Gloria al nome Storia. Tutte le cose al nome Storia che si dicono di nascosto o si fanno di nascosto saranno messe alla luce. Fratello, tu ti nascondi, un altro si nasconde, gloria a Gesù, sotto la forma dell'Evangelo, sotto l'immagine di Cristo o dietro l'immagine di Cristo. Se tu cammini giusto sarà una luce, ma se tu non cammini giusto sarà glorificato il nome un male, che al suo tempo sarà scoperto, lo vedranno tutti e tutti glorificati al nome del Signore. Tante volte possiamo dire giudicheranno male, ma non si giudica, benedetto il nome, fate giusti giudici, dice la Bibbia, anche noi giudicheremo gli angeli. In un verso dice non giudicate a ciò che non siate giudicati, che significa non giudicate una persona che è giusto. Alleluia, una persona giusta, dire che è ingiusto, o dire tante volte le tenebre luce e le luce la chiamiamo tenebre, non Gesù, perciò che di quale giudizio tu giudica gli altri, non sarai giudicato tu, mentre in un passo vediamo Gesù che giudica apertamente, guai voi scribi e farisei e ipocrita, anche noi quando evangelizziamo giudichiamo, se noi ce ne accorgiamo stiamo giudicando, convertiti, ravvediti, vieni a Cristo, togliti dal peccato, già lo stiamo giudicando peccatore, ma stiamo giudicando una cosa giusta. Gesù dice non giudicate secondo l'apparenza, ma fate giusti giudici. Noi non possiamo giudicare male una persona che cammina giusta per invidia o perché glorificate il nome Storia, alleluia, chissà cosa vogliamo di quella persona, la possiamo giudicare, questo è male. Gloria a noi. Ma noi facciamo giusti giudici, dice la parola del Signore, salvate le persone con il spavento. Gloria a Gesù, a chi con la parola e chi è spavento salvandole dall'agenda del fuoco. Come possiamo, fratelli, salvarli? Dicendo che tante volte sono nel peccato. E mentre che diciamo che sono nel peccato, non sono giudicati, ma stai facendo un giusto giudizio. Tanti questa parola, non giudicare, al nome della storia la usano per coprirsi i loro peccati, Gloria a Gesù. Per nascondersi delle malvagità o del male che fanno, non giudicate. Mentre nell'assieme, quando non c'è nessuno, o sono a roccia, giudicano gli altri e parlano male anche delle persone che sono giuste. Questo, benedetto, questo è il peccato. Quando tu giudichi una persona per invidia, Gloria a Gesù, o per qualche scopo personale, Gloria a Gesù, e dice una persona buona essere cattiva, tu verrai giudicato e se ne va quella parola. Che vuoi togliere tu il fuscello dell'occhio del tuo fratello, tirati prima la trave che hai nell'occhio tuo e poi quando hai la trave tirata puoi dire agli altri ti tiro il fuscello. Questo se ne vanno queste parole. Benedetto il nome Storia, qui fa capire che tutto ciò che la persona nasconde con Gesù sarà messo alla luce e tutti lo vedranno, anzi dice in un altro luogo, Gesù stesso. Quello che voi direte nella cameretta o lo udirete sarà predicato nei tetti. È inutile nascondere. Puoi nascondere oggi, puoi nascondere domani, puoi nascondere il tuo peccato domani, ma sarà manifestato, conosciuto da tutti e poi sarai reputato o giudicato peccatore. Allora, trasgressore, empio, questo fratello. Noi dobbiamo, fratelli, camminare in quello che dice la parola di Dio, camminare giusti, alleluia. Certo, nessuno è perfetto, tutti siamo imperfetti, ma cerchiamo la perfezione per mezzo di Gesù Cristo e diamo esempio col nostro vestito. Non camminiamo con un vestimento sporco, gloria a Gesù, che significa il peccato, alleluia. Perciò che dice la Bibbia, quello che soprabbonda dal cuore esce nella bocca, lo Gesù al nome Storia.
Se nel cuore c'è la malvagità, esce malvagità dalla bocca. Se nel cuore non c'è Cristo, il nostro vestito è sporco e non c'è Cristo. Alcuni pensano che Cristo nel cuore è il vestito. Alleluia. Non ha valore. Le opere non hanno valore purché c'è Cristo nel cuore. Quando, gloria al nostro Signore, il peccato è nella persona, viene dimostrato, glorificato anche con l'esterno, perciò che nel cuore non c'è Gesù. Ma quando c'è Gesù nel cuore, la persona viene trasformata e Dio salutato.